Siamo partiti. Sì. Bene, benvenuti a tutti, anche quelli che ci seguono da casa. Il modulo di questa giornata è a Contability e Fiscalità ed è diviso in tre parti. Una prima mattina, questa mattina, nella quale prendiamo e andiamo ad analizzare la strategia di un'attività di impresa, anche se questa impresa ha finalità no profit, quindi non quella quella di creare utile e quindi reddito per gli imprenditori. Marilita, una nostra corsista, ad esempio, ha l'ambizione, la speranza di creare una sua realtà associativa, che anche lei avrà i problemi di chi saranno i miei clienti barra utenti, dove troverò le risorse e come faccio a quadrare il mio bilancio sulla base di quello che fanno i miei competitor, perché anche nel mondo associativo ci sono altre associazioni che fanno attività simili. Quindi questa prima parte avrà un impatto più strategico, più di piano di impresa, come articoliamo la nostra impresa, mentre invece nel pomeriggio andiamo a vedere i numeri, come possiamo vedere se la nostra attività di impresa, ancorché associativa, ancorché no profit, sta andando bene o sta andando male. Domani invece vediamo più gli aspetti amministrativi e fiscali. Quindi quali sono le configurazioni giuridiche nelle quali possiamo trovare spazio, nelle quali possiamo riconoscerci nella nostra individualità di associazione e organizzazione e quale invece è la configurazione fiscale. Giuridica e fiscale sono di fatto due aspetti diversi perché il nostro legislatore ha fatto delle scelte diverse da un punto di vista giuridico, quindi configurazione della natura giuridica dell'organizzazione e diciamo modello fiscale che viene preso in riferimento. Sono due cose che si intrecciano. Oggi, in questa mattinata, iniziamo col parlare della parte strategica. Volevo prenderla abbastanza ampia, anzi avrei voluto partire con un caso aziendale che però ripropongo tra un attimo perché quando avremo a disposizione le slide. Volevo partire con il concetto di organizzazione, quindi mentre impresa lo vediamo tra un attimo, l'organizzazione è un soggetto nel quale ci si possono riconoscere tutti i soggetti giuridici di cui mi volete parlare. Di cui parlavate, quindi associazioni piuttosto che cooperative o enti pubblici. Quindi, volevo con voi. Se vuoi, Sì, glielo do grazie. io. Gianpaolo. Sì, prima mi ero raccontato che era un ente pubblico, però non c'entra nulla con la mia presenza qui, questa cosa. Io mi occupo comunque di volontariato, di no profit, sto pensando di creare una mia associazione e collaboro con delle associazioni di volontariato che a Bari si occupano di senza tetto, senza fissa dimora, senza cibo, quindi della base delle povertà della città. Quindi non mi considerare ente pubblico Quindi in questa vedremo veste. Giampaolo con il cappello dell'imprenditore per fare attività sociale a Bari. Allora, visto che è partito, possiamo cimentarci in nella proiezione delle slide. Dicevamo, volevo da voi sapere se qualcuno mi vuole dare una definizione di cos'è un'organizzazione, qualcuno che si offre. Marilita, cos'è per te un'organizzazione? È un sistema che risponde a una struttura che dovrebbe avere, non so, penso una scala gerarchica, una distribuzione di ruoli, che facciano funzionare di conseguenza una macchina o una macchina, ovviamente tra virgolette, una macchina che può essere un'impresa, che può essere, anche solo una gestione familiare. Tutto risponde a un'organizzazione perché deve essere strutturato.
qualunque tipo di macchina di questo genere. Ok, quindi Marilita ci riporta una definizione di organizzazione come sistema, mi sono segnato, struttura, macchina, quindi qualcosa di più fisico. Ok, invece come definizione di organizzazione rispetto a quello che Marilita ci ha detto, ed è una definizione di organizzazione che tendenzialmente ci danno tutte le persone quando concettualizzano un'organizzazione, vedono qualcosa di stabile, un nome. Ecco, io voglio riportare l'organizzazione al verbo, il verbo di organizzare. Questo gli dà una dinamicità di questo fenomeno organizzativo, quindi un agire continuo, perpetuo, per coordinare un gruppo di persone. Questa è la definizione di fenomeno organizzativo di Ferrante Massimo e Zan Stefano, professore dell'Università di Bologna, del 94, pensate, che voglio fare mia, che ho fatto mia e faccio mia nei corsi che tengo, perché riporta l'organizzazione al verbo di organizzare, anziché il sostantivo di quello che è il risultato di un'organizzazione, quindi una struttura. L'organizzazione è una forma di azione collettiva, quindi un agire, nel quale non c'è l'agire solo del leader, ma c'è l'agire di più persone che lavorano per raggiungere un obiettivo insieme, basata su processi di differenziazione e integrazione. Cosa fanno queste persone insieme? Differenziano la loro attività. Ognuno si prende in carico un compito, si specializza in quel compito, ma poi, dopo essere differenziati nel loro agire, ritornano all'unità, nel senso che l'agire verso un fine comune, con un obiettivo comune. E questa è l'integrazione organizzativa, la seconda parola. Tendenzialmente stabile e intenzionale, cioè c'è una stabilità in questi ruoli, in questo agire, e l'intenzionalità perché c'è la volontà di agire verso un obiettivo comune. Queste sono è la definizione di organizzazione che io sento più vicina e più utile per un agire collettivo nella gestione di un'organizzazione, che sia poi un'associazione, impresa o comitato, quello che sarà poi. Ecco, volevo fare un esempio. Ad esempio, se dobbiamo organizzare una festa, Prassi vuole, sulla base di questa definizione, che ci dividiamo i compiti. Ad esempio, io porto il bere, Marilita si occupa della musica, Giampaolo invece il mangiare, e agli invitati ci pensano Nicoletta e Viviana. Benissimo. Poi finisce che, se restiamo solo al dividerci i compiti, io porto la Coca-Cola e Giampaolo porta il pesce, non sposano. Lei si occupa di musica techno, sceglie un DJ che fa musica techno, e voi invitate gli anziani. Quindi ecco perché questa differenziazione va poi riportata all'unità con quella che è chiamata integrazione organizzativa. Quindi differenziazione, lo definiamo, il processo attraverso il quale non tutti gli individui fanno le stesse cose, ma si specializzano nel fare una cosa in particolare, e nello specializzarsi la fanno sempre meglio. Del resto anche le società moderne funzionano così bene, alcune, proprio perché le persone diventano molto brave a fare ognuno il suo compito. E mentre invece nelle società arcaiche, dove tutti facevano un po' di tutto, non arrivavano a quella profondezza tecnologica, culturale, tale da permettere sviluppi ai quali sono arrivate le società moderne. Per cui, altra definizione, la differenziazione di un gruppo ottiene risultati superiori alla somma dei singoli, proprio per un effetto di moltiplicativo. Ecco, l'integrazione invece, come faccio a riportare tutto all'unità? Allora, il metodo più
Per ottenere i risultati non basta dividere i compiti tra più individui, occorre anche riportare all'unità ciò che si è diviso. I metodi più tradizionali sono, vi ricordate, la gerarchia, questo è il più standard, le formazioni religiose, le organizzazioni, l'esercito, la politica, l'impresa, ha una gerarchia. Questa è la forma di integrazione molto più semplice, storica e che funziona, ha sempre funzionato. C'è un capo che dice tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, nel dire tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, ha una visione tale per cui vuole ad esempio orientare la nostra festa a una festa per gli anziani, quindi il mio cibo sarà consono a un cibo per gli anziani, il suo vino sarà un vino per anziani, la musica, ahimè, Marellita, la techno non va bene, invece gli invitati vanno benissimo. Questa è la forma gerarchica. Altra forma di integrazione organizzativa è norme e procedure. Quindi, senza bisogno che qualcuno dica tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, ci sono scritti, ci sono degli statuti, dei regolamenti di servizio, delle procedure definite e le persone sanno cosa devono fare seguendo quelle che dicono le procedure. Ok? I mansionari. È logico che chi ha scritto i mansionari era probabilmente la persona che aveva il gruppo di persone che era, aveva deciso la visione strategica di lungo periodo in modo tale da rendere coerente l'attività di ogni giorno delle persone. Poi cosa c'è? Le tecnologie. Oggi le tecnologie fungono un po' da norme e procedure. Questo perché se abbiamo in mente un gestionale, ad esempio Nicoletta ci diceva che gestisce un po' un file Excel per tenere la contabilità dei suoi, delle attività che gestisce, probabilmente chiede ai suoi collaboratori di inviargli un file Excel nel quale esprimono le giornate impiegate, magari. No? Beh, ci sono dei gestionali... Non li sanno usare. Ecco, se però riuscissero ad usarli, loro potrebbero inviarti queste informazioni attraverso l'utilizzo di tecnologie in maniera molto più semplice e sapendo che devono compilare quei campi, ecco che la tecnologia un po' funziona come una norma, una procedura che ti vincola a stare lì e eseguire dei compiti ben precisi. Ed essendo chi ha progettato la tecnologia aziendale, la persona che aveva la vision e la mission di lungo periodo, ecco che funge da integratore organizzativo, fa sì che tutti vadano in quella direzione. Obiettivi, strategie, budget. Ecco, questa qui è la famosa mission, visione, che da un lato è di lungo periodo, quindi io ho degli obiettivi di posizionamento, di cosa so fare, dove investo, le scelte che implicano il funzionamento, il coordinamento dell'azienda, dell'organizzazione nel lungo periodo. Ci vincolano queste scelte di lungo periodo. Ad esempio, se faccio un investimento in un macchinario, ecco che quel macchinario, prima di ripagarlo, passano 10 anni, io per 10 anni sono vincolato a utilizzare quel macchinario. E quando ho scelto di comprarlo, ho fatto la scelta su una scommessa che in futuro quel macchinario l'avrei utilizzato. Se poi quel macchinario produce prodotti che la domanda non mi chiede più, ho sbagliato la scommessa. Però io sono obbligato, negli obiettivi e nelle strategie di lungo periodo, a seguire quella strada. Scelgo obiettivi di lungo periodo. Poi è logico che vengono declinati in obiettivi di sempre più breve periodo, programmi, fino al budget. Il budget è annuale, tendenzialmente, quindi definisce... Si fa di solito a settembre, ottobre, novembre, dà dei numeri sull'anno successivo. Obiettivi di risultato in termini di clienti, ricavi. Sulla base della scommessa di clienti e ricavi, uno si organizza per gestire i costi. Quando scegliamo, quando gestiamo un'azienda, Gianpaolo, lo chiedo a te. Cosa scegliamo noi, costi o ricavi? Qual è la cosa che è sotto controllo dell'azienda, dell'organizzazione? Io terrei conto di entrambi, tendenzialmente, cioè, mi immaginerei
Entrambe le cose. Tu prevedi, scrivi su questo budget sia i ricavi che i costi. Siamo d'accordo tutti? Sì. Però, quali scegli tu? Ah, quali scegli? Beh, io... un po' di più i costi, però anche... Ripetisco. Solo quello che i devo... costi. Solo i costi sono sotto la sfera di influenza dell'azienda. Questo perché ogni essere umano ha certe cose che le sceglie lui, certe cose sulle quali può solo, deve solo accettarla. Cioè la situazione economica, le aliquote fiscali, i movimenti del mercato, le scelte dei consumatori, il loro comportamento. Sono fenomeni talmente lontani che nel fare la nostra pianificazione aziendale dobbiamo accettare, punto. Quello è il dato di fatto. Io come mi posso muovere dato quel dato di fatto? Ok. Poi c'è in mezzo tutta una serie di eventi sui quali possiamo dare una influenza più o meno forte. Però tendenzialmente l'unica cosa sulla quale siamo noi come singolo individuo veramente padroni, cos'è? I nostri comportamenti individuali, ok? I nostri comportamenti come individuali, perché anche la segretaria alla quale chiediamo un caffè nella pausa potrebbe dirci no, non ho tempo e non lo fa. Tanto per dire, come individui l'unica certezza sono i comportamenti individuali. Come organizzazione possiamo dire che se abbiamo fatto una struttura precisa di integrazione organizzativa, i comportamenti dell'azienda sono, dell'organizzazione sono sotto controllo. Quindi le spese, i costi, i ricavi, ahimè, sono scelta dei clienti che vogliono comprare o non comprare. Quindi su questi noi facciamo delle scommesse, prevediamo che il comune ci erogherà tot fondi, vincerò un progetto di formazione che cuba x mila euro, però sono scommesse. Sulla base di queste scommesse inizio a fare i miei costi. Assumo del personale, faccio un contratto di affitto per un ufficio, compro un computer, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo su questo? Ecco, il budget, valori, cultura, appartenenza sono altri strumenti di integrazione organizzativa che permettono alle persone di viaggiare verso una direzione condivisa, perché se c'è una cultura di fondo in un'organizzazione, tendenzialmente mi aspetto che le persone si comportino coerentemente con quella cultura. Nella cooperativa, ad esempio, di Nicoletta e Viviana, immagino che le persone siano particolarmente sensibili verso il tema per i giovani e sulla base di quella cultura so che, anche se non gli dico, quando ad esempio Viviana deve fare l'educatrice con un ragazzino, so senza spiegarle, guarda, sulla base di questa deficit di apprendimento devi esattamente fare questo percorso un'ora, un'ora, l'altra ora, gli si lascia la sfera decisionale a lei, gli si dà un obiettivo in grande e sappiamo che i suoi valori, la sua cultura, il suo senso di appartenenza alla cooperativa la guideranno in autonomia verso il buon comportamento per raggiungere l'obiettivo educativo di quel ragazzino. Corretto, non ti danno dei, non c'è la persona che ti dice ah, adesso fai questo, non c'è la norma e procedura definita, ma sono più sistemi di integrazione organizzativa più soft. Ecco, secondo voi quali sono le tipologie di attività per le quali sono più importanti forme di integrazione organizzativa come la gerarchia, le norme e quali invece più obiettivi e valori? Qualcuno si cimenta? Che sono alternative. Ti do. No, si usano sempre tutte, eh? Sempre tutte si usano, però ci sono alcune attività aziendali, alcune attività organizzative, in cui queste sono più efficaci e altre invece in cui tendenzialmente si usano di più queste. Volevo sapere qual è il settore nel quale secondo te si usa più la gerarchia e le norme e quale invece è il settore in cui si lasciano più. Settore produttivo. Sì, sì.
Vabbè, certamente senza obiettivo, strategia e budget tutto il resto non esiste, nel senso che anche quanto anche ci fosse la gerarchia, comunque bisogna avere una strategia e un obiettivo, per cui sono d'accordo con te che secondo me, come appunto hai evidenziato, comunque è un elemento trasversale in qualsiasi ambito. Ti faccio due esempi. Allora, una è una società di consulenza. Sì. L'altra invece è una industria meccanica. Certo, norme e procedure sull'industria meccanica, sicuramente. Allora, sull'industria meccanica, in cui hai l'operaio che deve svolgere un compito ben preciso, perché quel compito lì si innesta nel compito di quello che viene dopo, e se lui non ha fatto quel compito precisamente in maniera ingegneristica, esattamente come è stato pianificato, quello che viene dopo non riesce a fare quello che doveva fare, alla fine il prodotto viene non coerente e non in qualità. Quindi a queste persone gli si danno norme, procedure, compiti. Invece a una società di consulenza in cui hai, come la mia ad esempio, nella quale i docenti, i consulenti vengono mandati a Foggia piuttosto che in altre parti d'Italia a fare docenza o a fare assistenza alle aziende, gli si può dare la stessa norme e procedure? No. O gli si danno più obiettivi, valori? Sì, sicuramente. Ok? Quindi vedete voi, sulla base dell'attività che volete fare, un'associazione, come ci diceva prima Marilita o Giampaolo, io le vedo più sì. Nelle cooperative tanto valgono i valori e la cultura, la cooperazione. Cioè, io ho degli amici che lavorano in cooperativa e su Facebook, tanto per dire, loro hanno modificato la loro immagine del profilo con un bollettino, loro immagine, un cerchietto in cui c'è scritto cooperatore. Allora, la loro identità di Facebook, ma la loro identità pubblica, come si vogliono identificare, non è madre, padre, figlio o un'identità sportiva, foggiano, interista o nazionale, italiana. La loro identità è legata alla cooperazione, neanche alla cooperativa precisa nella quale lavorano, ma la cooperazione, come loro si identificano in soggetti cooperatori. Tanto per dire la forza di quel senso di appartenenza del mondo cooperativo come fattore culturale e che guida il comportamento di ogni giorno di queste persone. Ok, quindi noi nell'organizzare, nel gestire queste aziende, queste piccole organizzazioni, ancorché associative o cooperative, dobbiamo darci come obiettivo quello di utilizzare questi strumenti per far sì che le persone seguano i nostri piani di lungo periodo. Più che la gerarchia, più che i compiti. Allora, passiamo al passo successivo. Abbiamo definito cos'è l'organizzazione e definiamo cos'è l'impresa. Nel definire cos'è l'impresa, io mi aggancio a quello che dice il codice civile. E il codice civile, così come abbiamo visto prima Ferrante e Zan, per il concetto di organizzazione, anche per l'impresa utilizzano un verbo. Non l'impresa definita come, ok, la struttura, la fabbrica, un agire. E infatti nel 2082 del codice civile è definito l'imprenditore, non l'impresa ma l'imprenditore, che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni o servizi. Ok? Quindi, se questo è l'imprenditore che esercita, l'impresa cos'è? L'attività economica. Quindi l'impresa è un agire. Immaginatevi Alessandro Magno quando lanciava i greci nel fare l'impresa della conquista della Persia. Quello è il fare l'impresa, un agire. Quindi anche il nostro codice civile intende l'impresa come un'attività economica, certo organizzata e finalizzata a produrre beni e servizi.
Mentre invece nel 2555 il codice civile definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per esercitare questa attività di impresa. Quindi azienda è la struttura, beni, persone, procedure, impresa è l'agire. Poi, ok, nei termini colloquiali parleremo di impresa, azienda in maniera più o meno confusa, integrata, però l'importante è sottolineare l'attività che sta dietro l'impresa, ok? È un agire, così come organizzare è un agire, tenere insieme le persone, continuo, ogni giorno. Ecco, dietro quella organizzazione abbiamo un attore, l'imprenditore, che è colui che lancia, che fa nascere un'organizzazione, un'impresa, un'attività. Ok? C'è un protagonista sempre dietro ognuna di queste. Poi dopo, indubbiamente, la cosa si evolve. Abbiamo la Fiat oggi, che è una struttura che è molto diversa a quello che lanciò l'imprenditore di allora, la Ferrari. Però vedete, sono tutte organizzazioni che nascono da un'azione di un protagonista che lanciò la cosa. Poi dopo vive di vita propria, come le idee, come i concetti, come le strutture. E sono persone giuridiche, le aziende, quelle che diventano molto grandi, che hanno un proprio statuto, una governance, degli amministratori che scelgono per forza, fanno le veci di una persona giuridica che in quanto persona fittizia non può decidere. Degli schemi di comportamento e un complesso di decisorio molto più diffuso e condiviso. Ok? Quindi, però, nello startup, se vogliamo lanciare un'organizzazione, dobbiamo cercare, se la vogliamo come la vogliamo noi, di essere protagonisti, gli attori, avere l'idea, la visione di lungo periodo e raccogliere consenso. Collaboratori, clienti, finanziatori e tutti gli stakeholder che saranno coinvolti nella nostra azione, che sia profit o non profit. Siamo d'accordo? Allora, qual è il fine col quale l'uomo fa l'impresa? Perché fare l'impresa? Allora, creare valore, valore e utilità. Allora, qui siamo sull'aspetto di sostenibilità dell'associazione. Ancorché sia un'associazione non abbia fine di lucro, noi abbiamo un concetto di sostenibilità. Ok? La sostenibilità vuol dire che i costi devono essere inferiori almeno ai ricavi. Su questo siamo d'accordo. Le risorse consumate devono essere pari alle risorse incamerate. Questo permette la sostenibilità dell'organizzazione non profit anche nel lungo periodo. Identifichiamo questi stakeholder, abbiamo dei destinatari, clienti. Quindi la trasformazione operata dall'azienda genera un output di valore superiore all'input. La cooperativa delle nostre Viviana e Nicoletta, ancorché non profit, cosa fa? Genera servizi per degli utenti e il servizio... Cliente e utenti, sì. Diciamo, mettiamo nella stessa cappello i ragazzini che sono i destinatari e la regione o il comune che finanzia per sti ragazzini, ok? Questi sono i destinatari, comune e ragazzini. Io gli offro un servizio educativo. Questo servizio educativo che il comune mi paga, X, ha un valore che per il comune è congruo, nel senso il comune si fa carico di quei danari per comprare un servizio di sostenibilità sociale, accompagnamento sociale a dei minori miei cittadini. Impeccabile, ok? È uno scambio, io compro questo servizio, in cambio tu mi dai questo servizio, io ti pago del danaro, tu mi dai questo servizio. Per fare questo servizio tu devi acquisire dei fattori di produzione, personale, materiali, tecnologie, relazioni, metterli insieme,
organizzarli e creare questo servizio. Questa, l'output deve avere un valore superiore ai singoli input. Ok, i singoli input sono i singoli contratti con i formatori, con gli educatori, i contratti d'affitto con le strutture, eccetera, eccetera. Poi ci sono altri stakeholder, ok? I fornitori. I fornitori cosa fanno? Scambiano i propri contributi all'impresa in cambio di un prezzo, per cui l'educatrice singola scambia il proprio tempo, il proprio lavoro, in cambio di uno salario. Chi vende i computer o i materiali didattici, cosa fa? Scambia il materiale che vende in cambio di un prezzo, quindi diventa costo del conto economico. E così tutti i collaboratori, i fornitori, stanno al gioco in cambio di un prezzo. I dipendenti scambiano i contributi all'impresa, cioè il loro tempo, in cambio di un salario. I finanziatori, chi ci mette il capitale, scambia la disponibilità di denaro, io ti do disponibilità di denaro in cambio di un prezzo. Cos'è il prezzo? Può essere qualunque cosa. Tasso di interesse. I finanziatori, tasso di interesse, loro vogliono il tasso di interesse, quindi ti metto a disposizione i soldi, anzi attualmente le banche dicono non ti metto di, e diciamo che è difficile, però se c'è qualche finanziatore, anche un privato che ci mette del capitale e lo fa solo a titolo di finanziatore, non vuole entrare nella gestione, vuole un ritorno di interesse, ok? Quindi il capitale è un fattore produttivo. Questi qui sono stakeholder fornitori in un certo senso. E poi l'imprenditore stesso, come compenso per l'amministratore o utile residuale. Cioè, se ad esempio Giampaolo farà nascere la sua associazione e lui dedica X giornate a questa associazione, può farlo o con fini filantropici, in questo caso... Non gli interessa, sì, un utile morale, e non gli interessa che dal conto economico emerga la remunerazione per le sue giornate. Se però Viviana, ad esempio, vuole diventare socia della cooperativa, quindi imprenditore, il suo dare il proprio tempo vuole anche essere remunerato come un lavoro, corretto? Sei socia? Quindi sei socia ma anche lavoratrice. Ci sta nelle cooperative che io sono socio. Sono socio imprenditore, però ecco, in qualche forma una remunerazione deve arrivare per il tempo, perché in qualche modo devo mantenermi. Giusto? Quindi mettiamo che vogliamo lanciare la nostra associazione, ma non abbiamo altri lavori, la nostra associazione deve essere almeno sufficiente da lasciarmi un minimo di compenso per me come amministratore fisso per vivere. Quindi non c'è niente di drammatico o di immorale in questo. Poi questo compenso può essere fisso come compenso dell'amministratore o variabile, se ce n'è mangio, se non ce n'è divento utente della mia stessa cooperativa. Per le PA, ecco, le PA sono un altro interlocutore. Tendenzialmente le PA rappresentano la collettività e offrono infrastrutture, pubblica amministrazione, il comune ti offre le strade alla collettività, offre tutti i servizi, la sanità, l'istruzione, eccetera, eccetera, la giustizia, in cambio delle tasse. Ok? Quindi tu paghi le tasse e lei ti offre questi servizi. Questo rapporto di questi servizi qua non entra in bilancio, ok? Però le tasse sì, nel senso che sai che devi pagarle con le periodicità fiscali. Però la PA nelle imprese sociali entra anche con un altro ruolo, simile a quello del cliente che abbiamo visto prima, perché può dare un contributo se la collettività rappresentata reputa di trarre valore dall'attività di impresa. Caso di Viviana e Nicoletta. La collettività
ha dei bisogni. In particolare ci sono dei bambini, ragazzini emarginati, in difficoltà. La collettività si fa carico di questi ragazzini e attraverso le strutture pubbliche di un ambito democratico scelgono di destinare il budget delle tasse in parte anche ad azioni per l'integrazione sociale di ragazzini in difficoltà. Quindi eroga risorse e diventa in un qualche modo cliente. Eroga risorse per, si fa carico di, ok? Se il bisogno della società fosse un altro, non quello dei ragazzini, ma un bisogno di integrazione sociale degli immigrati, ecco che la PA stanzia finanziamenti e li dà a quelle cooperative che fanno servizi per l'immigrazione. Ok, quindi sulla base delle istanze e dei bisogni della collettività, democraticamente, sulla base di quello che decidono i politici in virtù degli elettori, organizzano stanziamenti e attività. Abbiamo l'obiettivo di equilibrio economico. Ok? Equilibrio economico. Tutti i costi sono la remunerazione di valore consumato. Tutti questi soggetti qua, vedete, da qua in giù, fino qua, ognuno contribuisce alla nostra attività aziendale in cambio di un prezzo. Siete d'accordo? E questi sono i costi del mio bilancio. Ok? I ricavi sono la remunerazione del valore che io creo organizzando tutti questi soggetti. Vedete? In particolare questo e questo. Ok? Questi qui invece sono io che gli do il servizio e in cambio mi dà il prezzo. Sono i ricavi. A quel punto, scusate, l'utile o profitto è la differenza che esprime la capacità dell'impresa di creare valore residuale. Se ce n'è, bene, se non ce n'è, male. Comunque sappiamo che questo valore residuale serve a remunerare l'attività d'impresa. Quella azione che abbiamo detto, definito all'inizio, di intraprendere. Se l'imprenditore è remunerato come amministratore, quindi fisso, rientra qua dentro tra i costi. E il capitale con gli interessi. Immaginiamo anche nelle imprese in cui c'è un imprenditore che ci mette del capitale proprio. Anche quello lì va remunerato in un qualche modo. Perché altrimenti lo destinerebbe in titoli di Stato, un 5% all'anno lo prende. No. Quindi dall'attività aziendale deve saltare fuori un utile, un profitto, almeno per coprire la remunerazione figurativa di quei costi di capitale. Su questo siete d'accordo? O è il concetto difficile? Ci siamo. Ma può essere sufficiente, scusate, non è lontanissimo questo... Ti do il... micro. No, proprio quello, può essere sufficiente... Non capisco, può essere sufficiente un pareggio, ma sufficiente a cosa? La sopravvivenza dell'intrapresa? Se non ci fossero capitali investiti, se l'imprenditore prende i soldi come amministratore, un pareggio è sufficiente. Ma sufficiente a tenerla in piedi? A remunerare tutte le persone. I costi? Tutte le persone che hanno dato qualcosa all'azienda. Ok? Perché se non ho... qua. Perché tutti questi soggetti, tutti questi stakeholder hanno la loro. Perché se il finanziatore non c'è, o comunque entra nel bilancio come costi di interessi, cioè sono dentro al bilancio tra i costi, io non devo remunerare con dell'utile chi ha portato del capitale, certo, di rischio. Già prende su. Se il mio imprenditore, colui che ha lanciato quel famoso protagonista che sì, gli ho fatto vedere figurativamente così, in realtà piglia il contributo da amministratore, e qua viene già remunerato. Quindi in quei casi lì un pareggio va benissimo. Se però l'amministratore non prende un soldo, ci mette del lavoro, ci ha messo del capitale, pensate ai piccoli negozietti che ogni tanto nascono, che sono tanto in difficoltà adesso,
loro fanno una società individuale nella quale il compenso deve saltare fuori dall'utile. Magari ci hanno messo 100.000 euro di loro, che questi 100.000 euro come interessi devono saltare fuori dall'utile, perché non c'è nel bilancio. Quindi devi avere un utile tale per cui paghi il suo lavoro e paghi il suo investimento di capitale. Lì serve l'utile, ma in queste configurazioni giuridiche va bene anche una cooperativa, va bene anche il pareggio. Se fa utile, poi ci sono i ristorni, puoi metterlo a capitale per crescere in futuro, va bene. Non è che è drammatico. Tendenzialmente si va a lì stai distruggendo capitale. Prima o poi non ti dà la sostenibilità futura se vai in perdita tutti gli anni. Si va in perdita perché i costi aumentano e i ricavi diminuiscono. Perché comunque nella situazione economica è quello, va aumentando, diminuisce. Siamo bravi perché riusciamo a mantenerci, cioè una perdita insomma non eccessiva, però più vai avanti e più i costi aumentano e i ricavi sono sempre quelli. Bisogna fare delle decisioni strategiche allora. Sì, è quello. Perciò siamo fare qualcosa, sì. Per aggiustare, non è che sì. No, scusami, fermo restando, secondo me che c'è un fattore che non è adeguatamente remunerato, che è il tempo di chi ci lavora dentro, perché diciamo, tendenzialmente una in cooperativa o comunque nell'ambito diciamo non profit, il tempo è un fattore che diciamo, tendenzialmente diciamo, per ipotesi, per dato non ha costo. E quindi gli operatori, molto spesso si trovano operatori o anche chi diciamo dirige, conduce, si trova a fare n.000 ore in più senza nessun di quelle tipo remunerate. Di esatto, per cui voglio dire, oltre alle perdite secondo me c'è anche questo fattore che bisogna, che cioè nel caso in cui andassimo a remunerare tutta l'attività non sono d'accordo, perché nel tempo sfibra la persona e quindi non, cioè, puoi durare 5 anni, 7 anni, ma poi la vita cambia e ci sono delle condizioni che non ti portano più. Ti faccio un esempio semplice, scusami se ti nasce un figlio e tu non puoi più dedicare tutto quel tempo alla cooperativa come lo dedicavi prima, allora che fai, chiudi? È un punto assolutamente centrato, con due punti di vista in un qualche modo coerenti, perché all'interno di un'organizzazione ci sono diversi ruoli, ok? Quindi cerchiamo di andare dentro, un'organizzazione non è un'unica sfera omogenea, ma sono tante individualità che stanno insieme. Allora, ci sono degli operatori che in teoria sono dipendenti, che ci mettono del loro, nel senso che se dovessimo contabilizzare tutte le ore che facciamo e lo stipendio che prendiamo, alla fine abbiamo una remunerazione pari a chi va a raccogliere i pomodori qui a Foggia, no? Ok, faccio un esempio locale, cioè 3 euro, 3 euro e mezzo all'ora, corretto? 4 euro e 25 centesimi a ora. Lordi o netti? Lordi. Allora ci siamo. Hai capito? Ok, quindi questi dipendenti, ok, ci stanno, perché in questo schema economico ci stanno, tu gli offri quella opportunità di lavoro, quel prezzo, loro, questi operatori ci stanno o non ci stanno. Questo è il ruolo degli operatori, e poi abbiamo il ruolo del leader che organizza il tutto. Ci stai o non ci stai? Ho organizzato io. Capito? Dentro a questa sfera che noi vediamo così omogenea, in realtà ci sono diversi ruoli. Uno che propone lo scambio, che gestisce questo bilancio, e l'altro che accetta lo scambio e contribuisce con un proprio lavoro. Però se fai i conti bene, questa persona che accetta lo scambio ha una remunerazione pari a quella degli operai agricoli. Okay? Nel lungo periodo, queste persone pagate con la remunerazione degli operai agricoli cercheranno altre opportunità, e chi ha gestito il tutto rischierà di essere senza dipendenti per organizzare le attività di
Però la crisi economica aiuta questo imprenditore. Ah, sì, se se ne va uno ne trova un altro. Sì, ma bisogna riformarlo e anche lì. Quindi come individui questo dovrebbe motivare all'imprenditorialità, cioè assumere all'interno dell'organizzazione il ruolo dell'imprenditore. Però sappiamo sempre che se non mi metto io come compenso da amministratore sono soggetto al rischio. E qui dipende dalla vostra attitudine al rischio. Sappiate che se volete fare l'imprenditore nel no profit, così come nel commercio, potete avere tanti utili, zero utili, perdite. Se invece fate dipendenti, guadagnate 3,50 euro all'ora, ma tendenzialmente sono sicuri. Ognuno sceglie il ruolo nella società che più consono al suo essere. Commenti? Probabilmente si aspettava più poesia, ma risponde a regole assolutamente. Allora, io so che è un corso di no profit, però io voglio far capire che anche l'attività no profit ha dei vincoli economici. Questo è il dramma. Economici. Delle piccole realtà no profit, che non che io ieri sono stato. Posso darti il microfono? Io ieri sera da una riunione della Caritas parrocchiale della mia parrocchia, in cui la difficoltà che io ho trovato e che conoscevo già ma mi si è confermata è quella di non rendersi assolutamente conto che la frase "se la realtà non corrisponde alla teoria, tanto peggio per la realtà" la può dire solo Dio. Nel senso che se io dico "tutti devono darmi i soldi per la mia meritevolissima iniziativa", non vuol dire che tutti me li daranno. Quindi io devo mettermi in testa che le cose funzionano con delle regole che non sono quelle che faccio io, ma sono regole obiettive, e sono quelle paradossalmente che usa Marchionne, che appena ho pronunciato questa parola ha fatto imbestialire chi vede impresa come opposto a volontariato, mentre le regole sono le stesse. E se non si entra in questa mentalità, il volontariato, uso una parola che si usa per l'impresa, fallisce. Quindi questo è un problema culturale, che però è il problema della stragrande maggioranza, se togliamo le prime 100 che prendono 9 milioni di euro di 5 per 1000, delle associazioni che dicono il 5 per 1000 non lo chiediamo perché non ce lo danno. Ma se tu non fai un business plan per puntare ad averlo, è chiaro che non lo avrai. Mentre Emergency, che lo ha fatto, cioè ha ragionato come un'impresa, ha preso 9 milioni di euro quest'anno. Quindi la tecnica è la stessa. Ma come si fa a convincere persone che è così? Che devono studiare economia per fare volontariato? Può essere tu, quella persona. Da solo? Con il tuo gruppo, con la tua organizzazione. Ok? Lanciare la tua organizzazione no profit di volontariato, lanciare la tua, poi magari un domani sarà Emergency, come il signor Ford, quando si lanciò negli anni 20 con i suoi concetti visionari, adesso è una delle prime case automobilistiche del mondo. Sì, però la sua idea è sopravvissuta al suo fondatore, adesso è tutta un'altra cosa. Però ha lasciato qualcosa nella storia. Idee vincenti sono quelle che nel profit e nel non profit abbiamo detto che le attività, l'agire, risponde alle stesse regole. Persone che mi stanno con me, che mi sostengono mettendoci il loro contributo, ognuna in cambio di qualcosa. Peraltro è detto anche che l'unica cosa su cui noi possiamo intervenire effettivamente sono i nostri comportamenti individuali, esatto, come singolo, individuali. Tra i cui è trovare una prima sfera di interlocutore, che è la sfera aziendale, i miei dipendenti, sui quali avrò una possibilità di influenza molto superiore rispetto a quello che posso influenzare i fornitori, ad esempio. Molto superiore rispetto all'influenza che posso esercitare sui clienti,
E poi ci sono soggetti sui quali non posso esercitare influenza, le dinamiche macroeconomiche, i tassi di interessi della banca centrale europea. Noi siamo l'unica variabile gestibile. Noi stessi, quindi gli obiettivi che ci si dà quando siamo in... No, che siamo l'unica variabile gestibile. Noi stessi. Noi stessi. Sì, perché ogni tanto perdiamo la lucidità e la coscienza, per cui io voglio fare una cosa, però c'è una parte di me che vuole farne un'altra e non riesco a raggiungere. Ad esempio mi arrabbio con un collaboratore quando non so che non dovrei arrabbiarmi e rovino il rapporto. Non è gestibile assolutamente niente, cosa stiamo a fare qui? Per riuscire a gestire meglio. Okay, non c'è un bianco, il fatto è che non c'è un bianco e un nero, ok? È una variabile di consapevolezza e capacità di raggiungere i propri obiettivi che la razionalità ci può aiutare a mettere a fuoco. Sappiamo cosa è influenzabile, come è influenzabile, cosa posso fare io per influenzare i miei collaboratori. È un suggerimento, ve l'ho dato implicitamente qua. Quando vi dicevo, se dovete gestire un'associazione, fate gerarchia, fate procedure o cercate di puntarla sui valori e gli obiettivi? Vi sto dando un suggerimento. Per influenzare meglio i collaboratori, puntate qua, non qua. Ok? Quindi si può migliorare come imprenditori. In questo corso serve. I moduli che mi hanno preceduto mi suggerivano delle attività, internet marketing, attività di fundraising, per migliorare. Tornando qua, se avanza questo utile, sappiamo che è servito per remunerare lo stipendio di chi l'ha amministrata, salvo che abbiamo detto il presidente non si ricavi il compenso d'amministratore. Anche qui sulle cooperative voglio aprire una parentesi, sono cooperative che non sono non profit, però i compensi dell'amministratore sono così elevati in alcuni casi sono compensi dell'amministratore così elevati che, chiamiamola non profit, cioè non ce l'hai come utile ma ce l'hai come compenso dell'amministratore, ma sono talmente elevati che a mio parere non c'è differenza tra un'industria meccanica SPA e un'industria meccanica cooperative. E nel vostro territorio sono poco presente, ma nel mio territorio abbiamo cooperative storiche Unipol, abbiamo cooperative storiche nella meccanica, nelle ceramiche, abbiamo cooperative storiche nella distribuzione. Ma se voi andate a vedere gli stipendi degli amministratori, che differenza c'è tra una SPA e una cooperativa di quelle dimensioni? Io onestamente mi sfugge. Tutto qua. Quotate in borsa, delle cooperative quotate in borsa dove sono gli investitori che prendono i dividendi? Sì, dov'è la differenza? A parte il valoriale, quella. Tant'è vero che i dipendenti di queste organizzazioni hanno i sindacati. Ed è un non senso. È un non senso perché se io come dipendente posso votare i miei amministratori, quindi tu amministratore sei un mio rappresentante, che bisogno ho dei rappresentanti sindacali? La normativa che non aiuta. C'è confusione, no? La dimensione poi è un suo. Sì, quando è una dimensione tale per cui gestire una complessità non è la stessa cosa che gestire la la coppa. Migliaia di per lui, tu devi gestire la carità sparrocchiale. Appunto, quando gestisci delle cose di quel tipo, di quelle dimensioni, tu hai bisogno di gerarchie, norme, procedure, non lo facciamo più. E io la cassiera della Coop, gli devo parlare di valori? Onestamente? Alla cassiera della Coop gli parlo di valori? La richiamo, sì. Ok, quindi questo è il discorso. Adesso volevo con voi entrare nella sfera strategica. Ok, decidiamo di lanciare questa organizzazione e muoverci nel mondo, nel contesto competitivo. Il modello di riferimento è quello che stabilì Porter, uno dei massimi esperti americani della strategia d'impresa,
che costruì questo modello. Noi siamo qua, ok, e abbiamo delle forze che ci schiacciano nella nostra attività di imprenditori, ci schiacciano in particolare i clienti e i fornitori. I clienti vogliono il servizio a un prezzo minore. Diceva prima Nicoletta che quello che gli dà il comune è sempre di meno. È vero, il buyer, il compratore, il cliente cerca di farsi spazio, cercando di comprare a un prezzo minore. Così i fornitori cercano di aumentare i prezzi. Le aspettative dei dipendenti, ok, per il primo anno posso lavorare a 3,5 euro all'ora perché me la racconti, i valori, eccetera, eccetera, ma il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno mi cerco un altro lavoro. Per cui iniziano anche loro a fare pressione, eh? Per cui se vi mettete nell'ottica di creare la vostra associazione, sappiate che dipendenti, fornitori fanno pressione. E noi dobbiamo farci stare il nostro margine, il nostro utile, dentro a queste due forze che ci schiacciano. Come? Con dei vantaggi competitivi sulla base di chi c'è al nostro livello, che potrebbe sostituire la mia attività di impresa. Cioè, se la cooperativa di Viviana fa servizi per i ragazzini, mettiamo che voi altri tre decidete domani di fare la vostra cooperativa per i servizi ragazzini, vi proponete al comune, c'è un bando, io al bando faccio un ribasso del 60%, perché quell'attività la riesco a fare al 60% di ribasso, loro non ci stanno dentro, sono senza lavoro, abbiamo vinto noi, ok? Quindi il nostro competitor è chi fa il nostro stesso mestiere, ad esempio, o chi può entrare a fare lo stesso mestiere. Quindi o una cooperativa che fa già servizi per i bambini, o una cooperativa che faceva servizi per anziani ma si vuole buttare nei servizi per i bambini, o persone che vengono nuove, quindi gli attuali o i potenziali entranti, oppure i prodotti sostitutivi. Cosa sono i prodotti sostitutivi? Io comune ho bisogno di prendermi cura di questi bambini. Attualmente il prodotto col quale noi soddisfiamo questo bisogno è con una serie di operatori che fanno queste attività. Salta fuori una pillola magica di un'azienda, un prodotto sostitutivo, che fa cambiare approccio di vita a questi ragazzini e basta una pillola e non servono più le giornate con gli educatori. Il prodotto sostitutivo ha messo fuori gioco il vecchio servizio di assistenza one to one. E di queste cose, che è impossibile in questo settore che arrivi fuori la pillolina, però in altri settori è stato così. Di tecnologie che sono saltate fuori, hanno messo assolutamente fuori gioco le vecchie tecnologie. I walkie talkie, vi ricordate? Morti. Le pellicole fotografiche, la Kodak, che una volta si comprava nei rullini a GoGo, morta. Ok, prodotti sostitutivi che... Ok, quindi queste sono le nostre attenzioni. Farci spazio tra clienti e fornitori, farci spazio con chi c'è o che potrebbe entrare, che fa il mio stesso lavoro, o con chi si inventa qualcosa talmente di nuovo che comunque ci fa fuori dal mercato. Quindi fare gli imprenditori è molto difficile. Siete d'accordo? Molto difficile. Quasi quasi è meglio fare gli dipendenti a 3,5 euro all'ora. Vi sfido. Allora, nelle organizzazioni non profit questo schema lo complichiamo un po', perché
questi clienti, mentre abbiamo concorrenti diretti o attività sostitutive o potenziali entranti, abbiamo sempre fornitori, qui i nostri clienti sono più, sono diversi, è più complessa la questione rispetto a quella di Porter. Vedete, è uguale lo schema, eh? Semplicemente ho complicato nel modello chi c'è di qua, perché siamo nel non profit. Se siamo nel non profit, ho i clienti che pagano loro per quello che ricevono. Se ad esempio un ragazzino, una famiglia paga per il servizio, allora non c'è nessuno. Sostenitori non clienti. Chi vi dà delle donazioni, chi vi dà il 5 per 1000, chi... C'è qualcuno? Sì, sì, sì. Stai facendo un corso di fundraising, magari ce lo troviamo qualcuno, eh? Organizzazioni che rappresentano e sostengono i nostri clienti. Il comune che paga per il ragazzino. Ecco, questo qua, scusate, questo qui non era il comune, ma era, mettiamo, una fondazione che vi dà una, un contributo per un progetto particolare sui ragazzini. O la PA che con bando vi assegna un'esecuzione di un'attività sui ragazzini. Prima, quando non c'era, abbiamo detto che stiamo progettando di fare una cooperativa noi quattro e fare un ribasso del 60% al prossimo bando. Attenzione, eh? Attenzione. Fare un'analisi del territorio, vedere quali sono le cose, portare cose nuove. No, infatti dicevamo che non è per niente facile fare gli imprenditori e che quasi quasi i 3 ore e mezzo all'ora sono interessanti. Sono sfide, eh? Vi sto lanciando delle sfide. Quindi, detto questo, complessità terribile, vediamo lì se possiamo tirare fuori attraverso il pensiero strategico, fare ordine e lanciare delle idee. Come faccio a farmi spazio? Quindi analizzo le risorse acquisite o acquisibili. Ok? Qual è l'equazione da far tornare quando faccio imprenditore? Cosa so fare? Cosa so fare io? Che relazioni ho? Che relazioni posso acquisire? Che cosa posso comprare? O se sto gestendo un'organizzazione già in essere, cosa stanno facendo? Cosa possono fare le persone che collaborano con me, quindi sulle quali ho forte influenza? Che tecnologie ho in proprietà? Nel mio bilancio, nel mio attivo patrimoniale, che strutture ho? Se ad esempio la cooperativa vostra ha delle belle strutture efficienti, gradevoli, con tanto materiale didattico? No? Sì? Sì, c'è una bella struttura che non è nostra, paghiamo un fitto, che adesso stiamo ristrutturando perché abbiamo vinto il progetto regionale e quindi ci hanno dato ristrutturarla. Quindi sulla base di quello che c'è. E quello che si può avere, quindi anche la ristrutturazione è già una scelta strategica, io posso avere questa qualità. Analisi dei diversi soggetti dell'ambiente esterno. Analizzo, ok, io posso avere questa qualità, i miei competitor cosa fanno? Hanno delle qualità superiori o inferiori? Che prezzi hanno? Potrebbe entrare quella cooperativa che fa adesso gli anziani, potrebbe essere ingolosita dai ragazzini, dal settore ragazzini. Cosa fanno gli altri? Soprattutto, cosa sta facendo il comune? Sta spostando risorse dai ragazzini agli immigrati? Sta aumentando gli immigrati? Qual è la sensibilità? Ha in generale un taglio terribile di tutta la PIA delle sue attività che li deve tagliare? Oppure posso andare in un altro territorio che invece ci investe sul problema ragazzini? Però anche qui bisogna vedere se ho la possibilità di spostarmi di territorio. E quindi elaboro un'attività in equilibrio economico. Clienti, sostenitori e rappresentanti dei sostenitori, cioè questi soggetti che stavano qua, disposti a offrire un contributo, cioè un prezzo valore all'attività superiore, se voglio fare qualcosa di superiore o in qualche modo diversa rispetto agli altri, i fornitori, inclusi dipendenti e finanziatori, quanto chiedono per apportare i propri fattori produttivi, il bilancio, ricavi e costi. Non solo, questo equilibrio deve essere sostenibile nel tempo, ok? L'attività deve essere preferibile rispetto a quella offerta da
concorrenti diretti, potenziali entranti, attività sostitutive, quello che abbiamo detto prima. Occorre individuare le fonti del vantaggio competitivo. In che modo la mia attività è preferibile? Hai detto prima, studio il territorio, i bisogni, ho del personale preparato, ho una struttura gradevole sulla quale sto ulteriormente investendo. Non ci sono cooperative sul territorio che possono offrire quello che posso offrire io. E allora il mio spazio c'è ed è sostenibile nel tempo. Buona manovra imprenditoriale. Ok? Quindi la strategia è di per sé un business plan. Fare la strategia è scrivere nero su bianco cosa facciamo, che investimenti facciamo, dove spendiamo i soldi e che obiettivi abbiamo di fatturato. Descrivo cosa fanno i miei clienti, descrivo cosa fanno i miei fornitori, i miei concorrenti. E mettere su bianco questa cosa qua. Quindi definire mission, vision, obiettivi dell'impresa, il lungo periodo. E sulla base di quello che è il lungo periodo declino mano a mano il breve. Che servizi offro? Chi sono i destinatari? Come sono? Che bisogni vengono soddisfatti? Soprattutto che bisogni soddisfo? Quale valore crea la nostra impresa per loro? Comprendere tutti gli altri stakeholder dell'ambiente esterno, i fornitori, i finanziatori, le risorse umane, sostenitori, i rappresentanti delle PA, concorrenti attuali, potenziali e servizi sostitutivi. Comprendere quante siano le fonti del vantaggio competitivo, una sorta di analisi SWOT, l'avete fatta probabilmente con gli altri docenti, punti di forza e punti di debolezza di noi rispetto ai competitor. Opportunità esterne o minacce di quello che fanno concorrenti. Come difenderle? Come mi organizzo a questo punto? Voglio arrivare lì? Inizio a fare gli acquisti. Cosa sto acquistando? Con che personale? Come lo formo? Che investimenti faccio? E a quel punto si buttano giù i numeri. Com'è il bello? È il bello. Per cui è tutta chiacchiera. Qui è la ciccia. Però spesso poi con la ciccia ti scontri e tutto il bello, cioè tutta la teoria. Tu lo sai l'anno dopo, eh? Se tu hai scritto sul business plan nel 2012 farò 100 di fatturato e 80 di costi, al 31-12 si fanno i conti, ho 80 di fatturato e 100 di costi. Qui abbiamo scritto delle cose che non erano vere. Ok? Ho sbagliato scommessa. Vi ribadisco, l'impresa è una scommessa. I costi sono certi e li scelgo. I ricavi non dipendono da me, li posso influenzare perché posso fare un'offerta accattivante. Se la realtà non corrisponde alla teoria, non funziona che prevale la teoria, prevale la realtà. Bisogna stare sulla realtà. Ok, vi lascio, poi facciamo una pausetta con Winston Churchill. Le grandi guerre sono sempre state vinte stravolgendo i piani iniziali, sempre, ma nessun grande generale andrebbe mai in guerra senza averne uno. Meditate, facciamo la pausa. Vado. Adesso riprendiamo da dove avevamo lasciato, anzi, riprendiamo quello che abbiamo saltato all'inizio per problemi tecnici, cioè partiamo da un caso. Sto seguendo adesso con Natasha e lo staff di MBS una ONG che per questione di riservatezza gli do il nome, un nome finto, Nuovo Mondo.
Ok, una ONG. Le ONG, sapete, ricevono finanziamenti europei per la cooperazione internazionale e svolgono delle attività in questi paesi in via di sviluppo, Burkina Faso, Mozambico, Brasile non è certo un paese in via di sviluppo, però alcune aree del Brasile sono sottosviluppate, Ecuador, eccetera, eccetera. Allora, i progetti sono cofinanziati, per cui il Ministero, l'Unione Europea, dà soldi fino a, ipotesi, l'80%, il 20% ce lo deve mettere l'ONG. Come fa? Se foste voi gli imprenditori qua. Perché anche la Regione Puglia fa la stessa cosa, ti finanzia per l'80%, il 20% lo devi tirare fuori tu, e un po' i fondi che hai, quindi non parte non ti dai gli stipendi, perché, e parte chiedi i finanziatori. Nel nostro caso è stata la parrocchia. Ecco, a che titolo la parrocchia vi ha dato i soldi? A che titolo? No, un prestito. Prestito sì, senza interesse. Perché la struttura che stiamo sistemando si trova nella loro realtà. Allora, nel pomeriggio andremo a... E aspetta, ti spiego anche un'altra cosa. Ad approfondirlo. Ha fatto questo prestito e noi inizialmente, ok, d'accordo, adesso abbiamo chiesto di entrare come socio della cooperativa. Quindi un socio che sostiene... Una cooperativa che sostiene una cooperativa? La parrocchia? Ah, che sostiene. Quindi che quei soldi non li vuole più indietro? No, no, li vuole indietro. Ah, quindi voi avete perdite e debiti. Ah, non è la soluzione. Ma per andare avanti... È una soluzione, diciamola, temporanea. Sì, perfetto. Okay? Però sappiamo che più il tempo passa, questo 20% un anno, 20% un altro, 20% un altro, diventa tanto debito e tante perdite accumulate. Poi, lo vedremo meglio nella seconda parte della giornata, contabilmente, come funzionano queste... Mi piace questo caso, lo affrontiamo. È perfetto. Bene, quindi in questo caso la soluzione è stata fatta fare perdite e debiti. A mio parere non è la soluzione, perché non ha il requisito della sostenibilità. Altre soluzioni? Diciamo che siamo in streaming, per cui diciamo, sicuramente molte realtà mettono su attività di finanza creativa, nel senso che non riusciamo, magicamente i conti tornano, ma non si capisce perché. Diciamo senza anche in buona fede, nel senso che molto spesso si fanno delle, diciamo, dall'esperienza che ho, si fanno delle operazioni che in qualche modo poi verificate sono proprio borderline su quello che potrebbe essere la regolarità amministrativa e fiscale, diciamo così. Quindi soluzione perdite e utili, perdite e debiti palesi, scartare. Soluzione perdite e debiti occultati, scartare, anzi è quasi peggio di quella là. Altre soluzioni? Vabbè, andiamo a fare una verifica dei costi e capiamo se li possiamo ridurre. Anche se riduci i costi? No, così capiamo, almeno aumentiamo un minimo di marginalità rispetto alle entrate. Vabbè che se lavoriamo su progetti, quelli sono. E andiamo a fare una campagna di raccolta fondi sicuramente da vari mercati del fundraising, sicuramente. Stando attenti a non caricarci, diciamo, tendenzialmente a lavorare sulle donazioni, perché altrimenti, appunto, se andiamo a prendere un altro finanziamento per coprire quella quota parte non finanziaria, che comunque prevederà ancora, poi diventa una cosa un po' troppo complessa. Per cui lavoriamo. No, tendenzialmente, se quel 20% che ti manca tu lo vai a prendere come donazioni, sei a posto, e tu qui lì il tuo bilancio è in equilibrio, è preciso. Quindi, soluzione A, scartata. Soluzione B, delle perdite come due occultate, scartata. Soluzione C, buono. Perché
Col fundraising andiamo a prendere quelle risorse che ci mancano, che sono il raccolta fondi e il ricavo, ricavo che ci manca almeno un 20%, tale per cui io riesco a raggiungere l'equilibrio economico. Altre soluzioni? Ve ne presento una io e vi propongo una io, che è quella che abbiamo proposto a questa ONG. Attività a mercato. Culturalmente è difficile. Se però questa organizzazione fa l'imprenditrice, fa l'imprenditore, sviluppa un'attività che dà il famoso margine utile, quel margine utile può andare a coprire i costi. Posso disegnare? Certamente. Allora. Sì, ma cosa? Aspetta. Allora. Ricavi da progetti. Costi da progetti, costi da progetti, 120, risultato meno 20. Quindi se non facciamo niente, col fatto che ci cofinanziano meno, noi andiamo in perdita. Col fundraising cosa succede? La nostra aspettativa è quella di investimenti in fundraising, parliamo di organizzare delle cene, la giornata a porta aperte, internet marketing, gadget, ok? Mettiamo che ci costi 5, ricavi da fundraising, che possiamo anche chiamarli donazioni, Allora, questa attività di fundraising produce più 20, che va a pareggiare il mio bilancio. Ok? Mettiamo la sventura in cui i ricavi dai progetti sono 80. L'anno successivo io ricevo solo 80 per realizzare lo stesso progetti che valgono 120. La quota di cofinanziamento si riduce. Il fundraising, anche se investo 10, non vado oltre i 25 o i 30. Mettiamo, investo 10, arrivo a 30, comunque ho un più 20. Perché oltre una certa soglia il fundraising potrebbe non funzionare, ok? Cioè è logico che le potenzialità del fundraising sono commisurate a quella che è la mia attività istituzionale. Siamo d'accordo? E immaginatevi le raccolte di Emergency, se in realtà fosse una piccola organizzazione non riuscirebbe comunque, anche se facesse investimenti di marketing assurdi, poi la gente non glieli dona. Attività commerciali. Banalmente, un'attività commerciale qualsiasi, ok? Qualsiasi mi provoca, mettiamo a marginalità positiva, un investimento di 15, a te di forse 15 e poco, a me servono altri 20, di 30. Costi scusate, facciamo che attività commerciale
mi renda 50 e costi commerciali mi costi 30. Io faccio quel più 20 che mi serviva. Ok? Sono numeri buttati lì. Però tendenzialmente queste due attività, fundraising e attività commerciale, mi consentono di recuperare il meno 40 della seconda ipotesi. Ok? Quindi, come voi avete studiato prima, nelle altre lezioni, come centrare questo obiettivo, oggi vediamo come impostare l'attività per centrare quest'altro obiettivo, che è lo stesso, per quello che abbiamo detto prima, che noi puntiamo qua quando pianifichiamo la nostra attività, ancorché in perdita. Col fatto che noi abbiamo pianificato questa attività in perdita, vuol dire che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro, nel senso che questa attività in perdita non è pianificata bene se al contempo non ho pensato a questa e pensato a questa. Perché, come diceva lei, la Nicoletta, queste perdite, questi debiti che ho accumulato nel tempo non mi garantiscono la sostenibilità, prima o poi verranno al pettine, anche se li nascondo nell'ipotesi B. La soluzione vera è trovare le risorse economiche per coprire questa attività parzialmente in perdita, per sua natura. Io voglio fare volontariato e fare questo volontariato con i finanziamenti del comune, della pubblica amministrazione? Posso farlo, però mi cofinanzia al 40%, all'80%, so che avrò delle perdite. Quindi, se penso solo a questo, non l'ho pensata bene. Dobbiamo fare lo sforzo di pensare questa più questo più questo. Allora, pensando tutte insieme, allora faccio bene l'imprenditore del no profit. Questo è essere imprenditore no profit. Il più delle volte è: faccio questa e lo penso sufficiente. Poi mi accorgo che ho delle perdite. Ok, cerchiamo col fundraising di coprire qualcosa. Quindi questa qui come attività derivata per coprire quel cofinanziamento che non arriva. E fare la metà del lavoro. Perché questa va strutturata bene e se c'è la possibilità anche questa, o se c'è la possibilità, se c'è bisogno. Perché se qui mi finanziano, qui è un 60%, al 60% io non posso pensare che mi arrivi tutto sto fundraising per coprire un 40%. Allora devo inventarmi questo. Altrimenti questo mi rinuncio a farla, perché in qualche modo sono perdite di bilancio che qualcuno prima o poi dovrà ripianare. O le banche che te le hanno prestate e si ritrovano, o gli amministratori successivi, oppure i soci successivi che si ritrovano a dover ripagare, oppure chiudi e chi ti ha prestato i soldi, ciao ciao, la parrocchia. Quindi abbiamo detto che gli obiettivi devono essere di lungo periodo, una visione di lungo periodo, e per fare bene l'imprenditore non profit bisogna fare queste tre cose. Allora, veniamo a questa organizzazione. Noi siamo arrivati in questa organizzazione che già stava sviluppando la sua attività bene, la sua attività core business bene. Poi ha iniziato a fare un'attività di fundraising arricchita con un'attività di gadgettistica. Allora, quando iniziamo a fare gadgettistica tipo shopper, sono borse per andare a fare la spesa, biglietti di Natale, calendari, libro delle ricette, artigianato o capi d'abbigliamento, ok? Queste sono attività che loro chiamano gadget. Ma guardiamoci bene, perché a questo punto io vorrei capire cosa è fundraising, cosa è attività commerciale. Facciamo chiarezza. No, è gadget. Perché io
ti do una donazione, ok? In cambio ti do un piccolo gadget, perché un biglietto di Natale, ok? Un piccolo biglietto di Natale è un oggetto che ti regalo e tu me lo... Ma avevano un prezzo? Ah no, offerta? Offerta libera. Ok? A offerta libera, questo è donazione. Ok? Tutte queste cosine qua hanno permesso di, insomma, di raccogliere dei soldi. Ok? Il nostro obiettivo è, vediamo se di queste attività così a donazione c'è qualcosa di così interessante che può assumere la dignità di attività commerciale. Ok? Allora, se queste cose sono fatte così, ad esempio, qui hanno loro hanno fatto una scommessa di prendere 4.300 shopper solidali. Ok? Le shopper solidali venivano dalla Costa d'Avorio, un po' in Mozambique, però vedete quante gliene sono rimaste? Ne hanno 4.300, ne hanno comprate e queste ce le hanno tutte in... 2.000 ce li hanno ancora in magazzino. Biglietti di Natale, 3.000, e ne hanno venduti un sacco, cioè pochi venduti, che poi te li do, tu mi dai la donazione, 5, 3, 2 euro, vedi tu. Il calendario, anche questo qui, vedete come siamo indietro. Libro delle ricette. Hanno fatto un libro, questi qui sono, fanno la fame del mondo, no? Quindi vanno un libro delle ricette e, per riutilizzare i cibi non riciclati. Per cui faccio il pane, cosa posso fare col pane del giorno prima? Il riso, cosa posso fare col riso del giorno prima? Eccetera, eccetera. Come vedete, siamo qui molto indietro. Hanno dell'artigianato, presepi, collani, oli, saponi, anche queste qui che vengono dai paesi del terzo mondo, e poi dei capi d'abbigliamento, magliette e felpe. Vedete? Sono rimpovendo. Allora. Sì, però sono andati molto bene questi qua. No, nel senso che non avevano il dato. Ah, ecco. Ok. Però quando vai in... Allora, sono una cooperazione internazionale, non possono comprare a un euro e vendere a 40 euro la collana. Deve essere equo. Ok? Quindi se fai commercio equo solidale devi remunerare l'artigiano locale in maniera equa. Per cui il marginalità su questi prodotti che non può essere così elevata. Diciamo che questa attività qua è stata molto molto interessante. Volevo farvi vedere il loro conto economico. Ecco, questo qui è il raccolto. 147.000 euro, di cui la gran parte, vedete, viene da questi capi di abbigliamento. Il resto è robetta. Circa 100.000 euro. Sì, su 140 è tanto, 100.000 su 140. Allora, queste qui sono le altre cosine, donazioni, contest, banchetti, laboratori. Ok? Domande. Cosa distingue l'attività commerciale dalle attività di fundraising? 1. Quel report economico secondo voi è esaustivo? Non ci sono i costi. Perfetto, mancano i costi. Quindi, spesso cosa si fa? Non si tiene presente dei costi di fundraising. E dopo vedremo nella seconda parte tutto il problema delle rimanenze. Come le gestisco? E qui ce ne sono.
Ok? Cosa distingue secondo voi l'attività di fundraising dalle attività commerciali? Se foste in questa organizzazione qua, cosa distingue l'uno dall'altro? Che fa tutte queste attività che chiamano di, loro chiamano di fundraising questa attività gadgettistica, fundraising. Un fundraising, diciamo, aiutato da questi gadget. L'attività commerciale ti dà un prezzo imposto. Fundraising no, offerta. Giusto. Dunque, se io devo comprare una maglietta, costa 10 euro, 10 euro. Quindi, io, imprenditore, dico, ho speso 5 euro per avere un sì? Allora, loro diciamo che non hanno fatto questa raffinata analisi, prima perché questi oggetti gli sono arrivati a prezzi molto bassi, quindi, o glieli regalavano, quindi vuoi donarmi 10, vuoi donarmi 15, vuoi donarmi 20, più o meno andava bene perché qui non c'era chissà quale costo. Però effettivamente un'analisi di marginalità va fatta. Mancavano proprio i costi in questo report economico. Ok che sono pochi, però quanto pochi? Ma è un'altra. Volevo vedere se vi riuscite a trovare un altro elemento di distinzione, quello che io ho in mente come distinzione tra attività commerciale e attività di fondraising. Sicuramente il discorso fiscale, di tasse, allora, sì. Senz'altro la questione tasse è fondamentale e per fare una vera attività commerciale dovremo aprire partita IVA e domani vediamo in che modo. Questo è l'argomento della domani mattina. Come sviluppare l'attività commerciale senza incorrere in potenziali sanzioni. Però quella lì è una diversificazione formale, giuridica e fiscale delle due attività. Senz'altro attualmente, essendo come fundraising, ha un vantaggio fiscale, però non sfrutta tutte le potenzialità, ok? Perché se effettivamente mettiamo i prezzi anziché le donazioni, si cresce. Se un biglietto di Natale, che attualmente, vabbè, a me non costa niente, però posso guadagnare da un euro, mezzo euro ai 5 euro, metto il prezzo fisso, perché vale, un'altra cosa. La stessa cosa, la azalea in quella campagna, tu quanto dai? C'hai la... lo so, però non possono imporlo alla fine. Siccome non possono imporlo, però la persona... vabbè, però non è... non è del tutto equo, quindi se arriva la persona che ti dà anche solo il minimo o anche meno, e tu gli devi dare sta azalea, non... Non sfrutti appieno le potenzialità dell'azalea. Allora, io volevo chiedere a voi cosa distingue le due attività. Io devo offrire qualcosa per cui vale il prezzo. Questo, allora, aspetta che ti do il microfono. È lì. Il mio vantaggio competitivo. È questo. Vai. Perché dovrei comprare quella maglietta a 10 euro e non quella della... È la motivazione all'acquisto. Quindi, in questa attività di fundraising io ti do i soldi tendenzialmente per aiutarti. A me della azalea, del biglietto di Natale, di tutta quell'altra gadgetistica, non me ne può fregare di meno. Vabbè, mi dai sto oggetto, mi va bene, però lo faccio più che altro per aiutarti perché sposo la tua causa. Ok? Qui no. Qui io ti do quei soldi perché voglio quell'oggetto. Ok? Siccome queste organizzazioni no profit in tutti i casi c'è una componente filantropica, noi abbiamo l'attività commerciale pura e il fundraising che sono su un continuum dove qui la motivazione è l'oggetto.
Cioè io ci sto a darti questi soldi perché voglio quell'oggetto. Qui invece sposo la tua causa. Ok? E allora, tracciamo una riga a metà. Io sono d'accordo che quando fare un'attività commerciale in un qualche modo, ok, ti piace l'oggetto, ma lo vieni a prendere da me, almeno una preferenza, perché insomma faccio attività nel mondo. Quindi mi colloco comunque qua, qua, qua. In alcuni casi, il biglietto di Natale o altre cose, io, ok, mi interessa un po' il biglietto di Natale, ma lo faccio più che altro per... Anzi, è così, ti do 5 euro, ti do 5 euro, cosa mi dai? Quando fanno il banchetto questi è così, voglio darti 5 euro e io con 5 euro al massimo ti do il biglietto di Natale. 10 euro, posso darti il calendario. 20 euro, ti do anche la magliettina. Ok? Questo è il gadget fundraising, che giustamente non ha la fiscalità. Ma possiamo fare qualcosa di più? Punto di domanda. Possiamo individuare tra queste attività qualcosa che potrebbe avere la dignità commerciale? Noi stiamo facendo questo lavoro e abbiamo individuato tre settori che secondo noi possono avere la dignità commerciale di diventare attività d'impresa. Si apre partita IVA e lo si fa pestando, lo si fa con dei prezzi, non con delle donazioni, si pagano le tasse che si devono, ma lo facciamo più seriamente perché il nostro obiettivo è questo. Anche la marginalità sul fatturato scende molto, perché vedete 50-30 25,5, qui è una marginalità altissima su questa roba qua, perché quello che comprano è la causa. Qui comprano l'oggetto, la marginalità per forza è più bassa. Ok? Quindi per fare 20 devo sviluppare 50 euro di fatturato. Qui per fare 25 mi basta investire 5. Ok? Secondo voi, quali attività abbiamo estrapolato che secondo noi possono avere dignità commerciale? Visti questi numeri. Allora, analizziamo questa shopper. La shopper, sì, bellina, sì, ecosolidale, ma... Scomodo. Eh? Scomodo. Ma no, è nel senso che la funzione di una shopper è quella di andare a fare la spesa. Allora, se non è una borsetta con la dignità di borsetta, ma è solo per andare a fare la spesa, il bisogno che scaturisce dalla shopper è un bisogno temporaneo per il quale non ha un senso di mercato. Quello è quello che abbiamo definito noi. Allora va bene che ci stia, continua pure a farlo, però è una tua attività di fundraising, nel senso gli dai quel gadget lui, sulla base della donazione che ti promette. Biglietto di Natale, questo è secondo noi assolutamente fundraising, cioè è proprio il gadgettino, tu non puoi pensare di fare degli utili su un biglietto di Natale. Mi vuoi dare 5 euro, ti do il biglietto di Natale. Anche se mi dai un euro ti riesco a dare il biglietto di Natale, pensa a te. Perché non mi costano niente. Calendario, come sopra, zero dignità. Invece sul libro delle ricette abbiamo visto che può avere il suo senso. Ok? Libri, editoria. Allora, cosa mi dite sull'editoria? Perché può avere un senso commerciale l'editoria? Qual è un vantaggio competitivo di queste? Il motivo potrebbe essere, secondo me, cioè che la ONG utilizza, cioè non vende solo direttamente attraverso, diciamo, se stesso, ma magari si può appoggiare a una rete di istituzioni della libreria. Sì, quindi puoi con i prodotti di editoria, vantaggi, utilizzare i canali tradizionali, le librerie, le quali logicamente
si pigliano tanta marginalità, ci sta. Però che volumi riesco a fare se riesco a piazzare il mio libro nella libreria piuttosto che nei banchetti offerti a donazione? Allora, qui abbiamo visto che i loro prodotti editoriali sono di qualità, hanno dentro delle competenze. Vi ricordate quando abbiamo detto vediamo cosa c'è o cosa si può fare? Hanno dentro delle competenze, delle idee, delle esperienze da raccontare, hanno fatto dei libri anche in passato di favole, di storie etniche del loro paese. Si possono fare dei libri sui giochi, che giochi fanno quei bambini? Si possono fare delle storie, si possono fare dei libri di ricette, oggi, quest'anno, su un riciclo del pane, sul riciclo del riso, eccetera, eccetera. Hanno delle competenze interne per fare queste cose qua. Secondo, hanno una rete di relazioni, nel senso che ci sono tante persone, dei blogger, delle blogger, che scrivono le loro ricette sul blog. Loro premiano la ricetta migliore con la pubblicazione. Quindi hanno risorse gratis. Il famoso people raising, persone che lavorano per te gratis. E non chiedono i 3,50 euro all'ora. Perché sono felici di aiutarti, sono felici di essere, di comparire su un libro. E io capisco che la marginalità dell'editoria è... Ma attualmente chi l'ha comprato, cioè il libro delle ricette, è stato comprato più che altro da loro e dalle loro amiche. Un po' nelle donazioni le davi poco, perché ha un prezzo comunque elevato di pubblicazione, per cui se ti donano 5 euro non gli dai il libro, gli dai il biglietto. E se ti danno 20 euro, ma cosa vuoi, il libro delle ricette o la magliettina? La magliettina. Capito? Quindi, fatte in un certo modo, secondo noi hanno le competenze per crescere, sviluppare e farci marginalità. Altro. Artigianato. Presepi, collane, olio, sapone, ceramiche, sciarpe, alpaca, scatole, pelle, borse. Voi, secondo te, tra queste c'è qualcosa che può avere una dignità? Sciarpe di alpaca. Sciarpe di alpaca. Anche olio e sapone. Olio e sapone. Borse. Parliamo di roba etnica, che prendono... Tutto. Potrebbe essere, cioè basta pensare a tutti questi negozietti etnici. Sì, allora, vedete, allora, tutti questi, allora, scusate, tutti questi negozi tecnici, parliamo, ci sono i negozi di ecosolidali che hanno delle marginalità basse perché appunto non possono sottopagare persone del terzo mondo. E questi qui sono in grossa difficoltà a far quadrare il bilancio, nel senso che tenere aperto un negozio in centro, affitti, personale che sta lì 8 ore, abbiamo fatto un business plan con un'altra organizzazione che voleva aprirlo, non l'abbiamo aperto, perché veniva fuori che dovevo vendere 20 borse al giorno con una marginalità di X euro. Insomma, abbiamo fatto un business plan, non ci si sta dentro. Quindi il modello negozio generico dove trovi tutte queste cose col fatto che sono ecosolidali non regge. Perché secondo voi la gente che entra in un negozio ecosolidale ci va con fine di fundraising, non con fine di voglio quell'oggetto. Ok? Poi ci sono i negozi in franchising, mercato nel mondo, la luna... Non mi ricordo, c'era Tesori d'Oriente, ci sono delle catene in franchising di questa roba qua e già vanno un po' di più, però sono focalizzati, non sono solo su alcune, ecco, o sono su oli e saponi, o sono sulle collane, o sono sulle ceramiche, comunque focalizzati. Io entro perché voglio quella cosa lì, ok? Sono focalizzati. Quindi in virtù di questa cosa qua noi abbiamo pensato che le collane e i gioielli etnici
potevano avere un valore intrinseco di un certo peso per i materiali che utilizzavano, perché avevano un contatto importante, di nuovo il vantaggio competitivo derivante dai fornitori. Così come qua avevano dei fornitori, chi scriveva che lavorava gratis, qui hai dei fornitori interessanti che ti danno questi oggetti che per loro sono remunerativi, perché l'artigianato in Burkina Faso, anche se gli dai 2 euro, 2-3 euro, per loro gli permette di vivere. Ma qua lo puoi vendere a 30-60 euro. E sono cose belle, sono pietre di un certo valore intrinseco. E allora abbiamo pensato, perché non puntare su questo? No? Collane, gioielli etnici. Allora, canali. Shop online. Allora, ne esistono diversi. Allora, se ne esistono diversi vuol dire che può essere che ci sia domanda. Però, focalizzati, gioielli etnici. Non trovi il di tutto di più. Ok? Tu in particolare ti focalizzi su collane e braccialetti. Gli orecchini non andavano bene, gli anelli non andavano bene. Collane e braccialetti invece hanno il fornitore giusto, con i materiali giusti, che gli dà la roba buona e a basso prezzo. Uno, ma non basta, perché sono oggetti di impulso, quindi devi vederli lì. L'altro è il canale tradizionale. Negozi. Ma non i negozi gestiti da te, non i negozi ecosolidali. I negozi che vi dicevo prima, quelli in franchising, che vendono gioielli etnici, oggetti etnici, tu vai lì con delle offerte, la marginalità si abbassa, lo sappiamo, così come si abbassa sui canali tradizionali dell'editoria, però ci permette di fare i volumi. E se abbiamo davvero la possibilità di acquistare a prezzi interessanti, possiamo fare comunque delle marginalità che per noi possono diventare utili. Di nuovo, banchetti, però non tutti i banchetti, solo quei banchetti che fanno alle presentazioni paese. No, fanno tra le loro attività di fundraising, presentano cosa facciamo in quel paese lì. Allora le persone che vanno lì perché sono interessate a quel paese si vogliono portare a casa un oggetto che ricorda quel paese lì. Ok? Ricordiamoci che sono oggetti belli, che si trovano nelle bancarelle, non così belli, anche nelle bancarelle delle fiere, il giorno di mercato, eccetera, eccetera, che hanno la loro dignità commerciale come attualmente hanno. Ultimo, i capi d'abbigliamento. Che anche lì hanno trovato un fornitore capace, che degli abbigliamenti della linea dell'anno prima emerse da buttare via, te la do, e tu puoi venderla. Un outlet di secondo, di terzo o quarto passaggio. Però è roba bella, io cioè non so che cosa aveva venduto quella marca 2 anni prima. Un marchio dell'associazione? No, no, marchio di quella marchio lì. Ok. Quindi come si fa? Come facciamo? Quali sono i canali? I canali di no, 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 lì le giornate porte aperte. Giornate porte aperte, amiche. Ok. Hanno una rete di amiche. Eh sì, come non vi ricordate la Tupperware? Cioè io chiamo a casa mia le mie amiche perché ho la bazza che mi arriva questo capo d'abbigliamento, queste lotto di abbigliamenti di quella marchio prestigioso a 4 lire. Ma la marca deve essere una società? Eh?
dico, il produttore, la marca deve essere messa al corrente. La marca vuole sostenere, è il famoso discorso, cosa ho io da poter valorizzare? Loro hanno questa relazione con questa marca che li vuole sostenere. Direttamente il marchio che fornisce. È il marchio che gli ha regalato o gli può rivendere queste... E le giornate porte aperte? Ah, lì in associazione invitano gli amici degli amici con Facebook, contatti, telefonate. Oggi, beh, se chiami amico che porta un amico, per chi vuole venire viene in associazione. Oggi presentiamo i nuovi capi che ci sono appena arrivati, queste fantastiche offerte di cose che in negozio trovi a dei prezzi molto più elevati qui. Secondo me c'è un fattore, e ritorniamo a quello che dicevo prima, da considerare tra i costi, che è la risorsa umana. Perché soprattutto, non che non sia importante nella raccolta fondi, ma è importante, ma magari può essere anche affidato, diciamo, il ruolo del professionista può essere solo di carattere minimo strategico e poi magari dal punto di vista più squisitamente operativo, diciamo, ci può essere anche il volontario che porta avanti l'attività. A mio avviso, su queste attività di carattere commerciale la cosa è un po' più complessa, nel senso che un minimo, a parte, diciamo, per le tipologie di, diciamo, dei canali di distribuzione, bisogna comunque avere il tempo di girarli fisicamente, per cui andare nelle librerie, andare negli shop, eccetera eccetera. Un minimo di competenza, anche magari di capacità di contrattuale, appunto, nei confronti dell'interlocutore, e poi magari anche la capacità di fare delle azioni commerciali in termini di promozione, piuttosto di promozione intesa come comunicazione o tra virgolette di svendita, perché magari ci rendiamo conto che stiamo a fine, quasi a fine anno, e abbiamo ancora i capi dell'anno scorso, cioè tra un po' ci arrivano i nuovi e questi, cioè, per cui a mio avviso bisogna comunque dotarsi di una professionalità che segua questa cosa qui, e quindi io lo metterei, diciamo, tra i costi da implementare per portare avanti un'attività di questo tipo. E quindi si riduce la marginalità. Assolutamente. Le aspettative di marginalità su questa attività devono essere congrue a un'attività commerciale. Cioè, l'attività, quindi, in quella marginalità che ci hai inserito tu c'è dentro anche questo? Nei 30 di costo c'è il materiale, il costo del personale. Ok? C'è anche il costo del personale che si dedica. Però guardiamoci. Qui sui canali tradizionali, come costo personale commerciale, sono poche catene di librerie, quindi è un costo commerciale limitato, non devi girare libreria per libreria a proporgli le cose, fai le convenzioni, contratti di medio-lungo termine con le librerie, catene di librerie, e accorci il volume di attività. Poi resta tutta la parte di produzione, ma la produzione abbiamo detto che lo fanno delle persone volontarie, delle persone che anziché pagare 3,50 euro all'ora fanno il lavoro gratis. Perché la produzione dei testi, poi c'è la produzione dei testi, poi c'è la produzione fisica, nel senso l'impaginazione. La produzione fisica devi pagare per forza un tipografo, per l'impaginazione dei testi anche lì magari qualcuno che ti aiuta. Cioè è la moneta di scambio, se vuoi un collaboratore che lavora per te in cambio di denaro, oppure se vuoi un collaboratore che lavora per te semplicemente perché sposa il valore. E tu lo paghi o col denaro o col valore, a seconda del suo coinvolgimento, di quanto è riuscito a coinvolgerlo. Molto spesso ci sono dei collaboratori che sono ibridi, che sono sottopagati. Perché? Perché ci mettono dell'ora in quanto sono convinti della causa e ricevono un qualcosina. Qui le amiche, che producono tanta utilità in questa attività sui capi, avete visto i numeri, sono persone che lo fanno perché gli piace, perché le mette in condizione di fare bella figura con le figlie, metti in bella con le amiche, che sei riuscita a trovare queste cose a prezzo così vantaggioso,
Cioè sono coinvolte non tanto neanche nella causa, non dico che siano neanche coinvolte nella causa filantropica, sono coinvolte perché si divertono a fare quell'attività, di proporre alle amiche queste cose qua così vantaggiose. Fanno bella figura, stringono rapporti con la figlia, con le amiche della figlia, invita tutte le compagne di classe che ci sono questi capi. Ok? Quindi è come gestisci tu e quanto paghi con merce euro, con euro, le varie persone che sono in qualche modo coinvolte nelle tue attività. E fare marginalità, fare utile su queste attività non è scandaloso, non è immorale, perché ti serve a fare questi. Cioè tu non fai la cooperazione sociale se non fai l'utile qua. Ok? Se fosse questo e basta, e vado a scroccare lavoro, servizi, eccetera, eccetera, per fare degli utili, perché? No, però questo qui è dentro tutto un sistema che senza di questo non riesco a fare la cooperazione del terzo mondo. E allora è tutt'altro che immorale, anzi, è essenziale. Se non voglio andare in perdita di bilancio, rimandarle a chi verrà o nasconderlo nelle pieghe di una situazione contabile. Io spero di avervi convinto della necessità di strutturare queste attività. Ok? Ora, vorrei andare avanti sui capitoli del business plan brevemente, perché poi vorrei che lavoraste voi in due gruppi su una sorta di idee di business plan, su un'ipotesi di una azienda vostra, organizzazione che ha queste tre aree di attività: una filantropica, potrebbe io farei gruppi così. Tu hai proprio una tua idea, giusto? Che riguarda, dicevi? I carceri. I carceri. Tu hai una tua idea sui senza tetto? Quindi una tua idea di associazione per i senza tetto, e voi due invece avete la vostra cooperativa. Allora, scegliamo, facciamo due e due, ok? Su chi volete lavorare. Se tu vuoi tanto lavorare con te, chi ha tanta voglia di lavorare sulla sua? Voi volete lavorare sulla vostra? O volete essere separate così ognuna? Cioè, vi separo allora. Allora, io farei, Viviana lavora con Giampaolo e lavorano sulla cooperativa, mentre invece Nicoletta e Marilita lavorano sui galeotti, così lei ti porta anche le sue esperienze per i ragazzini. Ok? Non so, scherzare. Quindi, adesso finiamo il discorso teorico, così capite cosa dovete, iniziate intanto che parlo, a ragionare di come impostare il lavoro sulla vostra. Abbiamo detto che dovete considerare queste tre aree, definendo precisamente che attività fate qua, qua e qua. Ok? Allora, nella descrizione del business, subito vanno identificati i modelli di business. Allora, i modelli di business sono molto semplici. Questo qua era molto semplice. Presento dei progetti a finanziamento, mi arriva il cofinanziamento. Questi qui erano modelli di business altrettanto molto semplici. Questo qui è lo shop online, questi canali tradizionali. Sono modelli di business molto semplici questi, no?
Per modello di business io intendo i rapporti di interazione e cooperazione con fornitori, clienti e altri stakeholder. Ad esempio, nel vostro modello di business principale sarà un soggetto che si prende carico del problema ex carcerati e paga in una quota X di cofinanziamento le attività. Per cui individuami chi potrebbe essere questo soggetto A. Quindi non chi paga nel senso proprio di donatore? In quel caso secondo me è una PA. Infatti, okay. Quindi il modello di il tuo modello di business principale è una PA che paga per il reinserimento degli ex carcerati e di tu la percentuale, se quella che secondo te può essere una percentuale. Sulla base di quella percentuale individui attività di fundraising o commerciali, così voi. Allora, ad esempio di modelli di business vi faccio quelli sull'e-commerce, ok? Che ad esempio il modello di business sull'e-commerce, quello Pay, è molto semplice perché è gestito dall'azienda stessa che vende i prodotti attraverso essi. E come un vero e proprio negozio online, ad esempio Amazon e June, questo qua è un tipico modello di business Pay, uno shop online. Ho i miei prodotti, te li vendo, carta di credito, te li spedisco. Poi ci sono alcuni che variano un po' questo modello Pay facendo da vetrina generica per tutti gli altri, come una sorta di centro commerciale, ok? E beh, i prodotti monastici. Questo qui descrive il modello di business. Vedete? Produttore dà al consumatore il prodotto, il consumatore vende al produttore il danaro, dai il produttore il danaro. Ok? Altro modello di business, questo qui è prodotti monastici, un esempio di un portale che vende prodotti dei monasteri. Party market, l'utilizzo del prodotto portale è completamente gratuito e i ricavi vengono da altre fonti, come ad esempio la pubblicità. Il sito www.repubblica.it è così. Ok? Voi andate su Repubblica, leggete le notizie, vi sorbite la pubblicità quando capita, però vedete come funziona: il produttore dà del contenuto gratuito al consumatore, il consumatore paga eventualmente l'inserzionista quando compra, perché viene convinto a cliccare su quel negozio online, oppure a assorbirsi la pubblicità. E il servizio pubblicitario viene offerto dal produttore inserzionista che paga per la pubblicità. Questo è il modello di business più tradizionale, cioè un po' più tradizionale dell'editoria. Qual è il problema di questo modello di business? I ricavi sono sicuri perché io vendo spazi pubblicitari. E che sono non sicuri come tutti gli altri. Che devi fare, credo devi fare, diciamo, l'attività, il valore del produttore, il valore del prodotto che vende il produttore all'inserzionista dipende dal consumatore, dai contenuti. Quindi dall'attrattiva poi del consumatore. Quindi finale. Tu devi avere dei contenuti tali per cui il visitatore viene sul tuo sito e si sorbisce la pubblicità pur di guardare i tuoi contenuti. Esatto. Quindi o sono una testata giornalistica e i contenuti ce li ho, o ho dei costi per produrli. Ok? Quindi tanti sottostimano questi costi, si buttano in questo modello di business e falliscono. Chi invece l'ha azzeccato bene, con tanta intelligenza? Libero potrebbe essere uno. Ho visto che Libero fa molto di questa. Libero in un qualche modo ha anche lui i suoi costi per generare contenuti. YouTube. YouTube. I contenuti chi ce li mette? I donatori. Non sono donatori, sono gli utenti di fatto contribuiscono in maniera gratuita, ma per divertimento.
per divertimento ti aiutano. Facebook, 100 miliardi è stato capitalizzato, i contenuti chi ce li mette? E voi andate su Facebook cercando i contenuti che mettono i vostri amici e voi a vostra e vi sorbete la pubblicità e loro incassano e fatturano. È geniale, no? Quindi il modello di business delle amiche è qualcosa di simile. Questo era un portale che avevo seguito. Free to use, pay for related service è un modello di business tipico delle aziende che producono software open source. Cioè io ti do il software open source, però le consulenze per utilizzarlo me le paghi. E questi sono WordPress, Drupal e altri. Io avevo sviluppato con una startup un gestionale per i cantieri, lo offrivano gratis, poi se volevano le consulenze le facevano pagare. Freemium è simile, nel senso che tu hai il servizio base che paghi X, se vuoi invece il servizio superiore me lo paghi X più X, cioè un premium, oppure addirittura te lo do gratis il Dropbox. Un antivirus, Dropbox, un antivirus, sono Flickr, Basecamp, Matching, Skype. Noi abbiamo sviluppato Eroe, quello che volevo farvi vedere dopo, per la contabilità, che diamo a un prezzo di 150 euro, molto base, poi se uno vuole qualcosa di più la si vende a prezzi più coerenti, però questo qui è un prezzo civetta per l'utilizzo. Veniamo al disegno di questo modello di business. Il produttore offre al consumatore il prodotto 2 gratuito, mentre invece il prodotto 1 è a pagamento e uno compra il prodotto 1 perché gli piace il prodotto 2. E ci sono anche, scusami, quei meccanismi che ti danno, che ti aumentano, come appunto Dropbox, che ti aumentano l'utilizzo in freemium se fai azioni di referral, cioè di invita l'amico, che quindi più inviti. E come coinvolgo le amiche? Cosa gli do? Ok? Se mi fai del marketing virale, io qualcosa ti regalo in natura. Ed è un modello. Alle amiche gli si regala qualche maglietta. No. Freedom to pay, ecco, questo qui invece è sulle donazioni. Questo è il tipico fundraising. Ti piace il mio portale, fammi la donazione. E casi di questo tipo ce ne sono diversi. Ad esempio il Couchsurfing, non so se voi ce l'avete. Io mi ero fatto il profilo su Couchsurfing e di fatto ospitare o venire ospitati sui divani della gente, ci si scambia il divano e il sito è molto, molto carino, molto hippie, questi qui non chiedono neanche un soldo, se vuoi puoi dare un compenso, con questo compenso sei certificato che esisti presso quell'indirizzo, non sei un utente fantasma. Ok, quindi ce ne sono tanti altri. Ne aveva sviluppato Angeli per Viaggiatori, un professore di Napoli, molto carino, molto simile. Non c'è l'ospitalità, ma semplicemente ti faccio fare un giro in città. Ecco, lui ancora non ha trovato il modello di business per far rendere questa cosa, però ha tanti utilizzatori, adesso vedrà. Anche Wikipedia. Allora, questo no. È Freedom to Pay. Questo ancora il modello di business è un gran punto interrogativo, perché non sa su quale dei precedenti orientarsi. Beh, un bel problema. Però per il momento ha questo patrimonio. Ma guarda che sono stati venduti dei portali che i big hanno strapagato solo perché avevano tante visite. Il modello di business ancora non l'avevi. E poi loro hanno il loro e glielo applicano. Loro trovano il modo per fartelo fruttare. Per il momento siamo in questa fase. Lui ancora non l'ha trovato. Vuole startup. Vediamo.
Ecco, quindi, primo punto che voglio da voi è l'analisi del modello di business, che ogni attività ha il suo modello di business. Poi, ok, il prodotto, che servizio offre, quali caratteristiche di servizio del prodotto, il mercato, ok. Per identificare il mercato devo distinguerlo in segmenti. I segmenti possono essere fatti sulla base geografica, per cui dovrei dire in che area territoriale ti collochi, per che tipo di persone, socio-economico, psicografico, per tutti i soggetti che vengono coinvolti, sia i donatori che i beneficiari che le PA. Dopo si possono costruire queste mappe, ad esempio se metto due di queste variabili su un asse cartesiano, ad esempio questo qui è un asse cartesiano che descrive i gusti della gente in termini di formaggio. Cioè, hanno fatto questa analisi su un campione, come ti piace a te il formaggio, commissionato da una casa di formaggio, ed è emerso che in una scala da 1 a 10 sembrerebbe che alle persone, questi sono tutti i puntini di ogni persona che esprimeva il suo giudizio, vedete ci sono delle concentrazioni qua, qua, qua e qua. Ok? Queste sono le concentrazioni e dove le persone si orientano più su quei due. È logico che queste due variabili possono essere sostituite da altre variabili sulla base di quello che è il vostro settore. Magari sui donatori si può pensare a età, condizione economica, o sesso. Ok, bisogna definire alla fine questi cluster, quali sono i miei segmenti sui quali vado. Una volta fatti i segmenti bisogna verificare che siano significativi, cioè che abbiano delle dimensioni buone, e qui ne avevamo individuati 4 con dimensioni significative, e accessibili, cioè ci posso arrivare io a parlargli, a comunicare in maniera economica, nel senso che i costi di marketing per raggiungerli sono accessibili o no? E poi vado ad analizzare la concorrenza, che è un po' quello che abbiamo detto prima. Potenziali entranti, prodotti sostitutivi o i prodotti che effettivamente esistono. Ecco, poi possono creare ad esempio delle mappe competitive, per cui qui sono stati mappati tutti i formaggi sulla base delle due variabili che avevamo identificato prima, le varie marche dei concorrenti. Un altro esempio di mappa competitiva molto simpatica, volevo farvela vedere qua, che sono i locali di Roma. I locali di Roma sono stati mappati, dove si esce la sera, sulla base di due categorie, diciamo categorie comportamentali. Se è una persona di destra, di chi le frequenta? Destra o sinistra? Ok? Se è una persona tendenzialmente, non perché vota effettivamente destra o perché vota effettivamente sinistra, ma perché ha un modo di comportarsi nel consumo che noi chiamiamo di sinistra, per cui attento all'etica, più spartano, non so che, piuttosto che ho un comportamento di consumo di destra, più rigoroso, disciplinato, e altre cose che possiamo pensare con la parola destra. Piuttosto che hanno un atteggiamento elitario o collettivo, sono persone più popolari o sono più sostenute e ricercano nelle loro abitudini di consumo qualcosa di nicchia. Ed ecco che sono stati creati questi quattro quadranti. Poi ci sono anche delle... Gli aggettivi. Allora, esatto, la persona elitaria di sinistra viene chiamata radical chic. La persona elitaria di destra è lo snob. Invece la persona popolare, collettiva di sinistra viene chiamata zecca. Non so se qua si usano questi linguaggi colloquiali, mentre invece il tamarro è il popolare di destra. Quindi i locali da tamaro, i locali da zecche, i locali da radical chic e i locali da snob. E questo è un po' la mappa, è un gioco, per carità, però serve a capire un po'
dove, che tipologia di cliente frequenta i vari posti. Ok, poi questo lo potete anche evitare di farlo, il piano operativo, che però riguardava localizzazione, produzione macchinaria, logistica. Invece sul piano di marketing qualcosa scrivete, perché è importante, abbiamo detto prima, il prodotto e il servizio come lo descrivevamo. Il prezzo, almeno dire se abbiamo un prezzo elevato, medio o inferiore rispetto a quanto già c'è. Le attività di promozione, pubblicità, se avete in mente qualcosa, e senz'altro i canali, perché qui voi stessi, quando io vi ho identificato quelle attività con il bene, mi avete detto ok, ma come lo distribuisco? Il canale è fondamentale. Quindi nel descrivere i vostri modelli di business che vanno qua, qua e qua, diciamo tutti questi quattro elementi di marketing, le famose 4P le avete fatte, no? Prezzo, prodotto, placement, il canale e promotion, pubblicità. Sono le 4P che identificano un segmento, un'area, un modo di strategico di ragionare. Prezzo, prodotto, placement e pubblicità. Sono le 4. Quindi abbiamo detto, per ognuna di queste attività che metterete dentro nello scatola A, B o C, scriviamo il modello di business, i clienti, finanziatori o soggetti collegati con i loro bisogni, i concorrenti e poi i quattro elementi di marketing. Ok? Allora, la pausa si fa all'una, quindi abbiamo mezz'ora per... per fare un minimo di chiacchierata te con Nicoletta. Dai, Nicoletta, mettiti vicino a Marilita. E invece Giampaolo e Viviana lavorano questa mezz'oretta insieme. Poi, essendo solo due gruppi, io sto a fare delle chiacchierate con voi. Attività commerciale. Abbiamo parlato di oggettistica, cioè di oggetti, di prodotti. Un prodotto può essere anche un servizio? Certo. Assolutamente sì. Qui cosa pensavate di fare? Continuare con lo streaming? O... Sì. Ma avete un foglio più grande? Ve lo facciamo prestare. Un bello schema con le aree di attività e per ogni area di attività cerchiamo di definirla in questo modo.
minimo, perché l'IVA è a 20, 21, 21. Quindi bisogna considerare più. Perché se incide sul 21. Allora, mettiamo retorno. Sì.
Grazie.
300.
Questo è un progetto nuovo, sì. Non è più 90.000 euro, 30.000 euro.
altri 30 che si aggiungono in 90 e sui quali devo trovare ulteriori 15. Quindi la escludiamo, o perlomeno un'altra. La mensa è finita il progetto finanziato dalla regione. Quel 20%, 30%, 40% che devi metterci più sulla mensa. Sulla mensa, sì. Quindi è un ulteriore bilancio. Quindi su quello dei 90.000, già su quello che manca quasi 10.000. Sì. Quindi già, e dicendo che 5-3 euro fa un mese, già su quello 5.000 stanno da trovare, non tramite la mensa. Perché qui sono altri soldi da trovare. Se consideri il progetto regione, ma questo è che io ho messo, io ho messo 80.000 euro su in Italia, giusto? Più o meno, come se comunque la regione. Quindi io vado da qua.
trasporto, perché non lo mette la pubblica amministrazione. E se invece come piano intendessimo anche e che ci dà un soldo di cioè coinvolgiamo il comune nel senso che noi risolviamo il problema perché così se andiamo in fuga ritorneranno le vite e quindi comunque erano, peggioreranno se è possibile e allora anche il ministro di grazia No, 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 no,
diciamo, la strategia noi per le attività concorrenti non ne abbiamo. Se volete, abbiamo semplicemente le attività che già esistono sul territorio, sì, ma non sono dei nostri concorrenti. Sì, attività esistenti sul territorio, se dire inserimento di per esempio un detenuto di stress per una sua parte della città. Chi c'è? Per quanto riguarda le associazioni animali, io potrei chiedere proprio quella facoltà di attività che non penso che interferirebbe con questa, salvo che le togli di camera andata, però. Su cui lei fa una differenza. Però per esempio noi possiamo evitare il turismo, questo perché tante persone ci lasciano perché non sono capaci di gestire. E quindi la pubblica amministrazione, anche in questo caso, che noi facciamo in modo che il cane non sia abbaiante, non sia aggressivo, non sia mordace. Allora, quindi il compito noi in realtà non ne abbiamo. Punti di forza sono questi servizi per anzi contro l'abbandono. Pulizia, perché questo aiuta all'inserimento dell'animale, e limitazione della delinquenza, non possiamo dire proprio così, della recidiva. Thank you.